La registrazione è avviata. Buongiorno a tutti, seduta del 21 gennaio 2022, sono le 9, le 8:50. Iniziamo la seduta di oggi, vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata. Dottore Conigliaro può chiamare all'appello, grazie. Presidente Moncada, Presente. consigliere Buccola, Presente. consigliere Bompasso, Presente. consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, Presente. consigliere Ruggero, Presente. vicepresidente Schiera, Presente. consigliere Sinopoli, Presente. consigliere Tussolino, Presente. 10 presenti, assente nessuno. Allora, l'esito dell'appello da presenti 10, assenti nessuno. La seduta è valida. Vi ricordo che la seduta di oggi sarà interrotta subito per partecipare alla riunione di commissione in videoconferenza di terza commissione per la questione del parco Cassarà, a cui dovrebbe essere presente l'assessore Catania e l'ingegnere Giaconia. Se ci sono verbali da leggere, magari procediamo alla lettura di un verbale e poi. C'è un verbale, il numero 10. Ok. Lei però, oltre ad essere una cittadina palermitana, è anche una cittadina. È inglese, lei è francese. Un secondo. Ok, allora, verbale della seduta di consiglio del 18 gennaio 2022. L'anno 2022, il giorno 18 del mese di gennaio, si è riunito il consiglio della quarta circoscrizione in modalità videoconferenza. Giuste le disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, protocollo 1598606 del 29 dicembre, e del Dirigente del Settore Partecipazione Istituzionale, protocollo 16023-95 del 31 dicembre, convenzionalmente presso la sede istituzionale, sita in via della Regione Siciliana numero 95, convocato dal Presidente con nota protocollo 1589747 del 27 dicembre, ed integrativi inoltrati per email del 3, 12 e 17 gennaio 2022, per procedere alla trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Presiede la seduta il presidente della quarta circoscrizione, Silvia Moncada, assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, titolare di PO, coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dall'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti Moncada, Buccola, Dentici, Di Vincenti, Ruggero, Schiera, Sinopoli, Tussolino. Il totale dei presenti è pari a 8 assenti, Bompas e Lupo. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:35 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Dentici, Di Vincenti e Sinopoli. Il segretario, su richiesta del presidente, dà lettura dei verbali numero 8 del 14 gennaio 2022 e numero 9 del 17 gennaio 2022. Alle ore 9:38 entra il consigliere Bompas, alle ore 9:40 entra il consigliere Lupo. Presidente, scorre l'ordine del giorno e pone in trattazione il punto 5, piano triennale opere pubbliche 2020-2022, studio ed approfondimento, e chiede al segretario di dare la lettura dei punti salienti. Aggiorna nel frattempo i consiglieri sulle videoconferenze indette dalla terza commissione consiliare al fine di partecipare alle stesse. Il segretario pone a video il testo del documento con i vari allegati e procede alla lettura della sola relazione al piano triennale opere pubbliche. Il presidente propone di approfondire in proprio il contenuto delle schede, evidenziando che trattasi di un documento che sarà aggiornato dal nuovo piano triennale 2021-2023. Accantona il punto e passa alle comunicazioni. Informa che l'area di Pianina Siciliana, proposta come alternativa per l'ubicazione del nuovo CCR al posto di quello di Via Libero Grassi, è stata ritenuta idonea anche dalla terza commissione consiliare, dall'assessore Marino e dal presidente della RAP Caruso. In merito è stato proposto un ulteriore aggiornamento della terza commissione consiliare per giovedì 20 alle ore 9:30. Presente anche il presidente della quinta circoscrizione, Fabio Taresi, per poter eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici per l'effettiva rispondenza dell'area ai requisiti richiesti. Informa che con ulteriore ordine del giorno integrativo la seduta di consiglio di giorno 20 è stata anticipata alle ore 9 per quanto riguarda la videoconferenza con la terza commissione consiliare sulla riapertura del parco Cassarà. Ritiene il confronto positivo ma deludente per l'assenza dei soggetti che dovevano notiziare sull'iter procedurale della caratterizzazione.
La notizia è stata anche riportata dai media regionali. L'assessore Catani e il presidente Caracausi della terza commissione hanno dato disponibilità ad un ulteriore incontro in videoconferenza venerdì 21 alle ore 9. Pertanto la seduta di consiglio verrà anticipata con un ulteriore ordine del giorno integrativo alle ore 8:45. Alle ore 10:17 esce il vicepresidente Schiera. Presidente continua comunicando l'avvio del progetto Papa 188 sul territorio circoscrizionale. Nei prossimi giorni inizierà la pulizia e la piantumazione di alcune alberature tra via le regioni siciliane e Corso Calatafimi. La MAP ha approvato il progetto di realizzazione della sottorete idrica di Bocca di Panco attesa da diversi anni. Alle ore 10:19 c'è il consigliere Buonpasso. Di Vincenti informa che domenica al Parco Cassarà presente l'assessore Marino e casualmente un senatore della Repubblica proveniente dalla regione Umbria ha mostrato interesse al problema dichiarando che parteciperà alla prossima videoconferenza. Chiede di inoltrare richiesta di rimozione di rifiuti ingombranti in via Pitre Lato Monte. Sinopoli chiede notizie in merito alle segnalazioni di criticità circa un posteggiatore abusivo presso la scuola Pestolazzi Cavour. Alle ore 10:27 esce il consigliere Dentici. Tuzzolino. Marco, scusami, puoi ripetere? Puoi ripetere il mio intervento? Se in merito alle segnalazioni di criticità circa un posteggiatore abusivo presso. No, 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 non ho detto questo, Marco, perdona. Scusami, io non. Lo so, no, no. Non, sì, io mi stavo per riferivo. questo. Io mi riferivo al posteggio abusivo delle macchine in zona dove c'è un divieto di sosta davanti alla scuola Pestalozzi Cavour, che impediscono l'ingresso e l'uscita degli alunni e non solo, e ostruiscono anche il passaggio perché c'è un uscivolo per diversamente abili, non il posteggiatore, Quindi è un per posteggio abusivo. delle macchine che non dovrebbero starci perché c'è un divieto di sosta. Posteggio abusivo di autovetture presso la scuola Pestolazzi Cavour. Scusami, più che un parcheggio abusivo, diciamo che è un parcheggio selvaggio delle autovetture davanti alla scuola Esatto. Pestolazzi Cavour. Ah, Sosta ok. selvaggia, sosta selvaggia. Sosta selvaggia. Io pensavo posteggio fisico. Sì. Era circa la sosta selvaggia di autovetture. Davanti il plesso per Pestalozzi Cavour. Davanti l'ingresso Ok. della scuola dove insiste un divieto di sosta. Sì, assolutamente sì. Dove insiste un divieto di sosta, ok, perfetto. Alle 10:27 esce il consigliere Dentici. Tuzzolino chiede che la segnaletica di divieto di sosta con rimozione H24 presso l'Istituto Artistico di Piazza Turba sia con esclusione dei giorni festivi. Alle 10:29 c'è il consigliere Sinopoli. Il presidente chiede al consigliere Tuzzolino l'invio di foto del sito. Il presidente, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta dando appuntamento a domani alle 9:30. Firma del segretario, dottore Marco Conigliaro, e del presidente Silvio Moncalo. Ok, ci fermiamo qui. Io volevo fare una comunicazione al dottore Conigliaro. Prego. L'altro giorno, in tua assenza, volevamo continuare la discussione sul piano triennale delle opere pubbliche, però né la signora Bastone né il signor Sapienza sono riusciti a mettere in video il documento. Quindi, cortesemente, se glielo puoi spiegare in modo tale che se la prossima volta ti assenti, diciamo, possiamo proseguire con i lavori, diciamo, in maniera normale. Sì, senz'altro, serve un po' di praticità praticamente, un Ah, po' di ah. manualità. E glielo spiega alla signora Bastone e al signor Sapienza, così evitiamo, diciamo, Ok, di va bene. saltare di palo in frasca con l'ordine del giorno. Va bene, allora, consiglieri, vi invito a collegarvi all'altro link che ho inviato stamattina per la riunione in terza commissione sul Parco Cassarà alla presenza dell'assessore Catania. A questo punto chiudiamo i lavori, vi do appuntamento a lunedì mattina alle ore 9:30. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci.